Oggi vogliamo salire a bordo dei bus urbani perché nelle ultime ore non si parla d'altro. Alcune corse nella giornata di ieri, ben 5 corse nella mattinata, sono state soppresse. Gli studenti delle frazioni della città di Sulmona sono rimasti a piedi. Noi saliamo sulla linea A che dalla stazione ci porterà poi alla fermata dell'ospedale di Sulmona, dove uno dei due bus è andato in panne. Vogliamo vedere che cosa si prova, vogliamo metterci dalla parte dei passeggeri perché continuiamo con questa informazione empatica che entra nei panni, entra nel pathos. Stiamo aspettando proprio a ridosso della stazione innovativa senza barriere architettoniche l'autobus che ci porterà all'ospedale, come dicevo, ma innanzitutto è difficile, no? Sostare con l'accumulo di coltre bianca qui nel piazzale della stazione ferroviaria e poi non vediamo nemmeno una tabella per gli orari. Che ne so io quando passa il bus? Che ne sanno i cittadini? Che ne sanno i turisti quando passa il bus? Insomma, è una pecca che un po' stride con la stazione innovata alle spalle. Ma noi aspettiamo e abbiamo il biglietto, che non sia mai a pensare male. Beh, la prima criticità è questa, come vedete non funziona la macchina obliteratrice, io sto tentando invano e quindi vabbè, dovrò consegnare il biglietto all'autista di turno. Signora, lei come si trova? Insomma, ha carpito qualche carenza, qualche criticità di questi mezzi pubblici? Beh, so che a volte le corriere non funzionano bene, non si apre bene la porta, oppure qualche soccorsa è saltata perché autobus vecchi, un po' obsoleti. Noi paghiamo gli abbonamenti, bisognerebbe un pochettino. Beh, qualche volta le corse saltano, è vero? Oh, vabbè. Allora, io spero che il viaggio sia stato di vostro gradimento, così si può dire che chiaramente, ripeto, i nostri pullman hanno questi problemi, però quelli che vanno in giro sono perlomeno ben manutenzionati e revisionati. Quindi il parco macchine, come ho detto in altre precedenti interviste, si sta sottigliando perché non abbiamo la possibilità di reintegrarli con i nuovi pullman. Noi la prima possibilità è quella di rinnovarli con l'acquisto di questi due pullman che sta diventando un'odissea, ma credo che con la nuova segretaria che mi ha garantito che una delle prime gare che si faranno dopo che verranno messe a punto alcune cose burocratiche saranno l'acquisto di questi due pullman. Con due pullman significa che potremo avere più ossigeno, poter dare più servizio alla nostra utenza. Noi ringraziamo l'assessore Antonio Angelone per la sua disponibilità, il nostro pubblico, come vedete, non abbiamo bisogno di portare la gente dalla nostra parte, ma siamo noi che andiamo in mezzo alla gente. E, insomma, se, anche se il bus a volte si è rotto, metti a Ecco, metti a 18. 18.